Ciao di YouTube, io sono Lucky e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Il Segreto, ragazzi. Siamo su un sito che troverete qui sotto nella descrizione. Almeno potete leggere anche le puttanate che racconto. Praticamente questo qua è un sito dove ci sono... sono in compagnia di Delight. Ciao. Questo qua, stavo dicendo, è un sito dove praticamente dove delle persone scrivono i propri segreti. Non si sa nome, cognome, si sa solo il sesso e l'età. Fine. Quindi posso scrivere grande cosa, qualsiasi cosa. E la ne ho letto, sono alla terza pagina, ho letto alcune che sono veramente pazzesche alcune. Quindi partiamo subito. Vediamo. Donna di 19 anni, ho cagato nel giardino quando ero ubriaca. Sul serio? Davvero? Oddio. Ok, complimenti. Brava! Uomo di 17 anni. Quando avevo 8 anni ho provato a sedurre la mia babysitter. No. E il peggio non è questo, ma la mia babysitter era mia zia. È un bambino confuso. No, aspetta, stai leggendo le stesse cose, Diego! Ok, ammetto che anch'io volevo sedurre la mia babysitter. Che cazzo dico babysitter, dove facevo i compiti io, non era proprio babysitter. Oh, raga, oh, era figa, era figa, questo lo posso dire, era figa. Vabbè, il prossimo, uomo di 25 anni, porca troia. Credo di aver capito cosa stai per leggere. Sì, ok, perfetto, almeno ci sappiamo adeguare. Allora, la mia ragazza, più grande di me, è incinta, ma non ho voluto tenere il bambino... Figlio di puttana. Il fatto è che lo avrei voluto, ma per non forzarlo non gliel'ho mai detto. Tuttora ogni volta che vedo un bambino mi viene quasi da piangere. Ma sei un coglione! Mi spiace. Cioè, ma sei un coglione! Luca, anzi, i tagli, mi devo sentire per un attimo. Va bene. Perfetto. Allora, vi dico questa cosa, ragazzi. Io sono contrario all'aborto. La tua ragazza, caro mio, è una stronza, fatelo dire. È una stronza, perché già che era incinta e non ha voluto tenere il bambino, l'avrei pigliata a schiaffi. Non è vero mai. Ah, visto, raga. Io avrei detto, no, adesso ti tieni il bambino, vaffanculo. Vabbè, mi sono sfogato, perfetto. No, aspetta, uomo di 18 anni. Aspetta. Ogni volta che messaggio con una mia amica mi viene da pensare... E come saremmo se fossimo fidanzati? Trombate incluse. Oddio! Oh Cristo! Non ci credo! Fa proprio così sputeratamente. Donna di 16 anni. No, questa è seria. Soffro di bullismo da sempre, ma non ho ancora capito per quale motivo, dato che sono una ragazza tranquilla, bella e dolce. Eppure quest'anno mi hanno traumatizzato così tanto che alla fine della scuola continuo a pensarle e a piangere ogni volta per la rabbia. Alla fine non fa tanto male il fatto di essere insultati. Quel che è peggio è lasciarsi insultare. Come faccio io? Ma no, ma dai, ma perché? A parte che adesso sti atti di bullismo, porca puttana. Sì, ti rischio una bella denuncia. Figa, 16 anni, volendo... Però penso, non so quando cazzo. No, 19 ore fa. Ragazza mia, porca troia. Se tu c'hai un ragazzo piuttosto che figa, chiama lui, secondo me gli secca. Bullismo, me l'ha fatto anche me il bullismo. Figli di puttana. Ne sappiamo, siamo in due. Me l'ha fatto anche me il bullismo. Poi finché non gli ho messo la testa in mezzo alle gambe. Non le mie. Non le mie. Intendiamoci. No, della serie che diciamo chi... Perfetto, Diego lo vedrai nel video, quando cosa ho fatto. Donna di 14 anni, quando mi venne il ciclo lo dissi a mia madre, dopo 5 secondi lo sapeva tutto il mondo, volevo morire per l'imbarazzo. La madonna, porca troia, peggio di un virus, Cristo. Vabbè, il ciclo è una cosa normale, che Cristo, vabbè 14 anni sembra strano, vabbè. Uomo di 18 anni, oh finalmente qualche uomo c'è stato. Ogni volta che messaggio con una mia amica mi viene da pensare come se... Ah, questa l'avevi già letta tu.
Vabbè, leggiamo quello sotto. Ho sempre avuto un segreto da quando sono nato. Non mi è mai piaciuto vedere i miei coetanei baciare in bocca le loro ragazze perché so che io non ne ho neanche uno. Ascoltami. Ascolta, zio Capisco. Lakim. Ascolta. Non è perché non è una ragazza ti devi sentire uno sfigato, eh. Cioè, per carità. Ho perso la mia, però io faccio così. Vaffanculo e vado avanti, Cristo! Vai avanti! Quella donna di 19 anni. Qualche giorno fa presi il treno, trovai il posto e mi sedetti. Fin qui nulla di strano, meno male. Peccato che quando il treno si fermò non mi accorsi che era la mia fermata. Così, prima che le porte si chiudessero, feci un balzo enorme che mi portò col culo per terra. Best figura ever. Porca troia! La più grande figura di merda della mia vita, ripresa dalle telecamere della stazione. No, Cristo. È quella peggiore, Cristo. Poi, uomo di 25 anni. La ragazza con cui mi frequento è libertina. Che In che vuol senso dire? libertina? Difatti, oltre a vedersi con me, si vede anche con altri. Ah, ho capito. Lo state pensando tutti, non scrivete nulla. Su questo non scrivete nulla. Lo so che lo state pensando tutti, ma non lo dico. Perché siccome No, io. ma che cazzo? No, ma lascia per. Luca, senti qua. Vai. Donna di 18 anni. Quando cago, ascolto la musica, ma non riesco a concentrarmi su di essa perché cago. Pronto? Era Sì. Markov? Sì! Sì. Sì, un giro me lo farei, sì. Magari vado anche a trovare il signor Miles. Sì, proprio lì. No, non sto scherzando, davvero. No, dopo questa cosa che ho sentito. Basta. Vi prego, portatemi via. Ma porca troia! Ma che cazzo di senso ha? Dopo aver sentito questo, me ne vado nel deserto del Moab ad affrontare la mia aracnofobia con quegli scorpioni radioattivi. Oh Cristo, aspetta, da piccola pensavo che se non mi lavavo con lo stesso bagnoschiuma sia per il colpo sia per il corpo sia per i capelli, le persone sentivano due profumi diversi e non mi parlavano. Cosa? No, dai, questo è stupido. Ma ragazza mia, cosa sta di 24 ore fa, ieri? Aspetta che io ne ho trovato uno di 12 ore Mi fa. fa male la testa. Poco fa ho avuto tre orgasmi di seguito, mi sento soddisfatta. Porca troia! Oddio! Ok, questo non ci interessava saperlo. Sono stato un ragazzo buono. Ammesso che Sì, non l'hai fatta da sola, però. Cazzo! no, dai, sto qui, ma questo non ha senso. Uomo di 15 anni, seguivo una ragazza da molto tempo su. Diego? 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 Crashato mi sa. Eccolo! Merda! Ci ribecchiamo quando l'ho acchiappato. Ok, Non ho capito, me ne sono andato eccolo. prima Avevi di aver capito appena che. iniziato. Avevi appena iniziato, calcola. Diego? Diego? Ah, porca troia! Merda! Vabbè, ragazzi, intanto che aspettiamo, leggo questo qua di 21 anni. Faccio ancora. Allora, uomo di 21 anni, faccio ancora la corte di figurine dei calciatori. Quest'anno ho quasi riempito l'album. Ho più di 20 anni, ma continuerò ancora. Beh, è una passione, zio. È una passione che ti porta, poi puoi fare quello che vuoi, scialla. Cioè, non era proprio un segreto, cioè, che te frega. Un mio amico è dovuto stare da me per qualche giorno. E dato che lo odiavo, gli ho disegnato un pene sulla testa.
La testa mentre dormiva, oddio. No, non si è mai accorto di nulla, anche perché poi si era fatto la doccia. Pa parole sante. La battuta. No, aspetta, scusate. Pa parole sante. La battuta testa. La battuta testa di cazzo. Oramai è già stata usata. Farete con i tuoi commenti. Vabbè, sti cazzi di quello che ha scritto. Dire una parola. Io me ne sto zitto. Vabbè, aspetta che sto cercando di capire cosa ha scritto questo qua di 22 anni. Acquisto auto allo sfascio assieme ad un mio amico. Ok? Mi rimettiamo a nuovo e li rivendiamo al miglior offerente. È una tecnica di marketing. No, Prendi una macchina ma che cosa? usata, No, ma la aspetta. ripari e la vendi un pezzo più alto e fai big Sì, money, ho capito, vendi ma anche quelli di tu non hai capito. Ascolta, ma uno di 22 anni che ti scrive: acquisto auto allo sfascio assieme ad un mio amico. Mi rimettiamo a nuovo e li rivendiamo al miglior offerente. Ma l'italiano ce l'hai nella tua testa? Beh, almeno io ho capito il senso. Ho capito anch'io il Vendo un senso. pezzo strasciato, rimetterli insieme e poi ci fanno i big Sì, money. lo so, l'avevo capito anch'io. Però, Cristo, uno di 22 anni. Ma Cristo, cioè, il morbo di Parkinson fa così. Mi rimettiamo a nuovo. Ti rimetti tu a nuovo. Cioè, ti illustri tutto. Non lo so. Scusate, eh. Aspetta, uomo di 26 anni. Aspetta un po'. Non c'ho più voce, raga. Allora, il mio segreto è che sono molto timido e non riesco a parlare con le ragazze. Nonostante dicono che sono molto carino e simpatico, non trovo una ragazza. Ma che cazzo? Allora, aspetta, no, No, fermo. questo mi sa che l'ho scritto io, perché... Ok, la verità, non l'ho scritto io, ma mi rispecchio. Vabbè, anch'io sono un po'. Cioè, allora, io dico la verità. Io non sono in grado di agganciare una ragazza. Non sono in grado. Riesco a Dillo. agganciarla se sono gli altri a presentarmela. Se sono gli altri, se no, se mi dicono, vai da quella là che ti sta guardando a mezz'ora, non ce la faccio. Io non ce la faccio assolutamente. Perché anch'io sono timido. Cioè, lasciate stare su YouTube. Lasciate stare su YouTube, questa qua è esperienza. Non ci ho mai provato. Poi, vai. Aspetta, questo è il tuo nonsense. Uomo di 16 anni. La mia ragazza ai primi tempi non voleva fare sesso. Una sera però è successa una cosa. Era in braccio a me e io le ho fatto sentire la mia erezione. Ma che cazzo? Impara a scrivere, testa di cazzo! E aspetta, c'è scritto... E com ho cominciato a toccarla. È stata una notte magica con la donna che amo follemente. Ma impara a scrivere, per mai... Bravissimo, ho Ok, ora per averlo sentito me ne vado veramente nel deserto del Moave. ammetti che non avresti fatto la stessa cosa? Avresti fatto la stessa cosa che tu. Cioè? Vedi tu. Cazzo, una ragazza ti siede in braccio. Come cazzo posso dirlo senza essere bannato da YouTube? Aspetta. Però qui c'è scritto, le ho fatto sentire la mia elezioni. Elezione? Elezioni? Le Sì. elezioni. Ma aspetta, no, scusate, io sono andato a votare 3 anni fa. Va bene, uguale. Penso che questo qui voleva scrivere. Elezione. Sì. Lo so, ho immaginato. Wow, allora, questa donna già la stimo. Questa già la stimo. Mi è sempre piaciuto Perché aspetta. il segreto che ho letto è di un uomo. Lo so. Eh sì, ma ho capito, ma io adesso stavo per leggere l'altra. Ok. Donna di 16 anni. Già questa la stimo a prescindere. Ieri alle 10:17, lol, ieri mattina. Mi è sempre piaciuto Grabiponte. Buono! Ma dopo l'ultima canzone che ho fatto, ho decisamente. Che ha fatto? Scusi, Che ha fatto? Ho decisamente cambiato idea. Ho sempre accettato l'umorismo e le prese in giro non troppo serie, giusto? Ma ora mi avete stancato quelli dal 99 in giù. Abbiamo chiesto noi nascere nel 2000, invece di insultarci e prenderci in giro,
Perché non ci aiutate a migliorare? Ah, vabbè, questo gli do ragione. No, ma aspetta, ma è passato da una canzone al prendere per il culo quelli del 99 in giù. Ma what the fuck? Dov'è che abita? Credo di avere un bel po' di tempo a disposizione. Magari riesco a farmi cambiare idea. Allora, aspetta, io da mezz'ora sto dicendo l'ultima. Vabbè, facciamo l'ultima della pagina, dai. Facciamo l'ultima della pagina, ma fanculo. Allora, pronti? Questa qua è un po' lunga. Credo di avere un senso materno oltre il normale. Non sono né incinta né niente. I bambini sono la mia vita. Sono animatrice. Ah, ok. Il mio più grande sogno è avere un bambino piccolissimo tutto per me. Adottato o meno, da crescere e coccolare. Sarei una brava madre. Quando sono in giro tengo d'occhio i bambini degli altri, ma non posso, quindi ho un bambolotto e ci piango sopra ogni giorno. No, questa è una cosa dolce. Dai. Però anche triste. Lo so. Oh, io gli metto la faccina. Termini. Io gli metto la faccina. Cosa? Io gli ho messo la faccina quella sorridente. Vabbè, ragazzi, io direi che con questo episodio di Il Segreto è tutto. Io spero di non avervi annoiato troppo, anche perché ho alzato la voce a livelli tipo alti. Spero che si sia sentito qualcosa, perché ho alzato anche un po' il microfono. Però siamo Con i miei crush. lasciamo stare per i favolosi crush di Diego. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto il video, come al solito lasciate un mi piace anche alla pagina di Facebook, come sempre ricordo nella descrizione, perché faccio sempre così quando faccio la pagina di Facebook. Vabbè, sti cazzi. Lasciate un commento e un'iscrizione da Lakim. Di right. È tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Hai lo pacchiotti! Ciao ragazzi.